mortacci tua, te piazza in colpa, cornuto! Tiè! Vedi, ne ha sentito il prete che ha detto? Azzoru, vieni qua, permetti una parola! A Bagarozzo! A Madraghe, mo voglio vedere che è scappata, mica che ho detto! Oh, ma non capisco niente! Ma è scappata! Volevo solo confessare! Buongiorno. Buongiorno e good morning, sono Padre Spinetti. Avevo un appuntamento alle 11 con la signora e purtroppo è successo che il mio chauffeur ha tamponato. Uno schianto infernale, purtroppo fra i vigili e l'assicurazione abbiamo perso un po' di tempo. Prego, si accomodi. Posso? Di qua, prego. Dopo di lei. Se si vuole accomodare. Grazie. Buongiorno. Hello, father. Good morning. See you around, huh? Che ha detto? Father Spinetti? Yes? I'm Vilma, the mother. I'm Spinetti, the father. Sit down, please. Thank you. I'm very glad to meet you. I've heard wonderful things about you, and I'd be very honored if you'd accept our offer. Me too, and I'm honored to accept this offer. Ma lei non è di origine italiana? E infatti sono bilingue, perché babbo era di vicino Roma. Mamma invece... Mamma è inglesissima, inglesissima proprio. Wow, ma lei parla un ottimo italiano. Insomma, ma ormai è una vita che sto in Italia. Non so se devo pensare una cosa, magari la penso in inglese. Però forse a parlare l'italiano me lo sento più mio proprio. Capisco. La cosa inversa è successa fra me e il mio primo marito, il padre di Sandy. Ah. Lui era americano, parlava in inglese, io invece pensavo sempre in italiano. Italiano. E gradirebbe qualcosa da bere, un whisky, una vodka, un gin tonic, non so. La ringrazio. Preferisco non bere, se no mi faccio la sudata che... Padre, posso essere sincera? Sì. Mi dispiace se parliamo italiano? Magari. Io me la immaginavo, ma molto, molto più anziano. Ah. Non sembra, però anch'io ho i miei annetti, Ma mi sembra così giovane. Perché c'è la salute. Finché il buon Dio ci dà la salute va tutto bene. Perché la salute gira e rigira, oggi è tutto. Sì. Mi dispiace di affrontare così l'argomento, ma $500 alla settimana li vanno bene? Per andare bene vanno bene. Ecco, solo che c'è un piccolo problema. Ma queste lezioni io alla sua bambina come le dovrei dare? In italiano o in inglese? Perché se fosse in inglese... Mom, I'm hungry. Sandy, this is Father Spinetti, your teacher. Salve. Hi. Hi. Hiya.